Dopo un giorno intero a Roma c'è solo una cosa che ti viene da fare: bere un buon tè. Ma i romani apprezzano un buon tè, secondo voi? Adesso vediamo, te. Dobbiamo parlare di una cosa importante poi. Tu che sei l'inglese dice: you Americans, non ora, eh? You Americans never understand. Voi americani non capite mai l'importanza della tradizione, quindi the importance of tradition. Ora, tu che sei inglese sei molto impostata, tu fai l'americana, quindi gli americani parlano sempre inglese, è una stupidaggine quando dicono che l'americano è una lingua, non è una lingua, è soltanto che scelgono delle parole diverse a volte, ed è più un po' come un motorino, history, nurture, è qua stranissimo, tradition to Europe in a world war. Magari non così esagerato, ma hai capito. Ci siamo? Ok, prima però dobbiamo vedere come hanno fatto loro. Guarda schermo. You Americans never understand the importance of tradition. History and tradition took Europe into a world war. 3, 2, 1, vai. You Americans never understand the importance of tradition. History and tradition. History and tradition. It's America. History and tradition took Europe into a world. World war. Fai così, ti aiuta come il motorino. World war. Vai. History and tradition took Europe into a world. Vai. World war. War. Ah, ecco.